La funzione religiosa quaresimale si è aperta con l'esibizione musicale a Piazzetta Purgatorio della banda Maestro Asalo di Paceco. Alle 19 c'è quindi stato un momento di preghiera con Don Alberto Genovese davanti ai due gruppi, Gesù dinanzi ad Anna, del ceto dei fruttivendoli e la caduta al ceto dei naviganti. Possiamo dire alla terza scinnuta che le cose vanno benissimo, oltre alle nostre previsioni e rosee individuazioni di quello che succede. Abbiamo riconquistato, abbiamo ripreso la nostra normalità. Dopo la pandemia che ci ha dato grande sofferenza, ora ritorniamo a riprenderci i nostri riti, i nostri momenti, le nostre sensazioni. Naturalmente manca qualcuno e si sente, manca il nostro comandante Bosco, che era il fiore all'occhiello, era la nostra luce, il nostro cammino. Però andiamo avanti comunque nel rispetto delle nostre tradizioni e nel rispetto di quello che noi stiamo facendo. Stiamo portando avanti un grosso lavoro che anche oggi ci ha visto i protagonisti alla Fondazione Federico II di Palermo e protagonisti alla presenza di tante realtà europee di carattere delle Settimane Sante. C'erano presenti parte dell'Italia, parte della Spagna e noi, piccola comunità trapanese, abbiamo fatto la nostra parte. Perciò abbiamo detto che dobbiamo fare sistema, dobbiamo essere tutti uniti, dobbiamo fare la grande Settimana Santa europea. Questo è il programma che ci portiamo avanti e cerchiamo di rendere unita questa città che è al centro del Mediterraneo. Saremo il fulcro di una cultura che si chiamerà Settimana Santa e speriamo che nel 2024 riusciremo a coinvolgere tutti. E domenica 5 marzo alle 20:30 nella Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio si terrà un concerto di musiche della Settimana Santa dal titolo Cedron alla memoria del comandante Franco Bosco. Quest'anno la scenuta del ceto naviganti ricorre proprio nella data di fondazione della società di mutuo soccorso che da sempre ha gestito sempre il sacro gruppo La Caduta al Cedron appartenente al ceto dei naviganti. Pertanto assieme in collaborazione alla nuova banda Gabriele Asalo di Paceco abbiamo organizzato un concerto che si terrà domenica sera alla Chiesa del Purgatorio alle 20:30. Il titolo del concerto sarà Cedron alla memoria del comandante Franco Bosco. Sarà un momento per ricordare il nostro amato presidente della società di mutuo soccorso, nonché anche presidente fondatore dell'Unione Mestrante e presidente onorario. Ci sarà sicuramente un momento particolare di ricordo. Pertanto invito tutta la cittadinanza ad essere presente.